Amici di 221B Baker Street, buongiorno, bentornati con noi. Oggi ci troviamo a Milano, per la precisione a Porta Venezia, anzi in quel quadrato di vie in cui è ambientato il romanzo di cui parliamo oggi, Morte a Porta Venezia, di Mauro Biagini. Buongiorno. Che è qui con noi. Buongiorno e grazie a tutti. Ecco, allora, sottotitolo del libro: La Magliaia Delia indagino a Milano deserta, Morte a Porta Venezia, sì. È il titolo. Ecco, già il titolo io l'ho trovato molto evocativo, anzi oserei dire un'idea da pubblicitario, perché richiama inevitabilmente Morte a Venezia. Morte a Venezia perché esattamente come il film di Visconti e il romanzo di Mann, questo romanzo è ambientato durante la pandemia da Covid-19, quindi abbiamo delle situazioni simili e tra l'altro film di Visconti che viene anche richiamato nel finale del libro con la famosa colonna sonora dell'adagietto della Quinta di Mahler. Sì. Ecco, allora Mauro, raccontaci a questo punto come è nato il titolo. Accennaci un po' come mai è ambientato questo romanzo a Porta Venezia e poi parliamo un po' di Delia. Va bene, beh, innanzitutto questa è la terza indagine del mio personaggio, che è la Magliaia Delia, dopo il rumeno di Porta Venezia e la ragazza del Club 27, e ci tengo a precisare che non ho deciso di ambientarlo durante il virus. Semplicemente io avevo già preso appunti, avevo già in mente un plot giallistico quando nel marzo del 2020 è scoppiato con il decreto io resto a casa, tutto quel che sappiamo. E lì io ho avuto sicuramente un momento così di incertezza, perché creativamente era per me molto difficile continuare a scrivere, anche perché io scrivo molto ciò che vivo nel quartiere, il mio quartiere era improvvisamente cambiato. E a quel punto, dopo un po' di attesa, ho adattato il plot che avevo in testa e l'ho ambientato nella Porta Venezia improvvisamente deserta del marzo 2020, quando anche le regole non erano così chiare, quando improvvisamente le strade si sono svuotate, i negozi hanno chiuso, però nessuno capiva bene che cosa stava succedendo. Naturalmente ho ambientato e adattato la trama, e a quel punto il titolo mi è venuto quasi spontaneo. È sicuramente un omaggio a un autore, Thomas Mann, che amo moltissimo, così come Luchino Visconti e il suo film. E sicuramente questa evocazione è innanzitutto un grande omaggio. E poi decisamente è un titolo evocativo dell'atmosfera che comunque si respira in questa storia. Però, e questo anche ci tengo a precisarlo, non è una storia dove il virus la fa da protagonista. Il virus è uno sfondo, mi permetto veramente, qui non voglio minimamente fare alcun paragone azzardato, ma anche la Morte a Venezia di Thomas Mann non è sul colera. Il colera è un terribile sfondo e questa morte che aleggia tutto intorno, però lungi da me l'idea di voler azzardare paragoni. Certo. Ecco, senti, parlaci un po' di Delia, di come è nato il personaggio, di come si sviluppa e così come ti è venuta questa idea assolutamente originale di far indagare una magliaia, perché nel panorama del giallo italiano, ma del giallo in generale, è una cosa una trovata assolutamente originale, non si è mai vista una magliaia che indaga. Sì, io quando ho cominciato a scrivere gialli non ero interessato al poliziesco, al thriller giudiziario con un'indagine tradizionale. Comunque sono più legato a quei gialli dove c'è introspezione psicologica e dove la soluzione del caso avviene comunque attraverso una logica deduttiva di un detective, ma anche la conoscenza proprio dell'animo umano, diciamo un po' i gialli vecchio stile per certi versi.
E quindi cercavo una figura di detective un po' anomala e vivendo molto da vicino la vita del mio quartiere, dove ancora, grazie al cielo, esistono le vecchie botteghe, magari affiancate poi a locali di gran moda, no? Perché Porta Venezia è un quartiere con grandi contrasti, esistono anche le vecchie magliaie per altre, quindi mi è venuta l'idea di rendere la magliaia come detective, anche perché è una creativa, perché comunque la magliaia di per sé è una persona che svolge un lavoro creativo ed è una persona che vive sulla strada e sulla strada ha contatti con tutti gli abitanti del quartiere. Diciamo quello che un po' nei gialli vecchio stile erano le portinaie, no? Certo, per certi sì. Versi, che conoscono i segreti un po' di tutti. E naturalmente c'è sempre nei miei gialli un'indagine ufficiale affidata alla polizia, ma naturalmente vado sempre a ideare dei casi che per certi versi appaiono molto difficili da risolvere. E la magliaia mi è sembrata una persona sicuramente ideale per arrivare alla soluzione del delitto, quasi meglio che una cella telefonica o una telecamera, perché lei comunque vive, ecco questo ci tengo a precisarlo, vive giorno e notte nel suo laboratorio. Lei ha perso anche la casa perché ha comunque delle difficoltà economiche, quindi dorme anche nel suo laboratorio, per cui il suo punto di osservazione è del tutto privilegiato per vedere tutto e conoscere tutti. E poi è una persona che comunque è sempre molto attenta alla vita degli altri, non perché sia una pettegola, ma perché comunque le piace proprio respirare la vita e di conseguenza solo lei riesce a entrare proprio nell'animo umano di tutti gli abitanti di Porta Venezia. Certo. Ecco, facciamo un accenno anche agli altri personaggi. Perché? Perché, così, giusto, visto che abbiamo iniziato facendo dei confronti, andiamo avanti facendo dei confronti. Una delle cose che a me sono piaciute di questo romanzo, sia nella creazione sia nell'ambientazione, sia per quanto riguarda i personaggi, è che tu hai un taglio un po' alla Simenon. Nel senso che il modo in cui i personaggi, come i personaggi interagiscono con la città, tu giustamente parlavi di come appunto Delia vive nel suo laboratorio, sulla strada, un po' come le vecchie portinaie, al corrente di tutto, sa tutto e in qualche modo ama anche, così ti vai le fila dei destini delle persone che la circondano, perché alla fine noi vediamo che è lei che fa conoscere due di quelli che saranno poi protagonisti, nonché la prima vittima, eccetera, eccetera. È lei che sa tutto di tutti, da generazioni e quant'altro. Ecco un po' come avviene nei romanzi di Simenon e soprattutto il modo in cui i personaggi interagiscono con questo ambiente ristretto, perché alla fine il romanzo è ambientato in un circondario di quattro strade, questo quadrilatero di Porta Venezia, dove i personaggi interagiscono anche con l'ambiente che li circonda e dove l'ambiente si crea un microcosmo. Praticamente è come se all'interno della metropoli ci fosse un piccolo paese che crea un microcosmo di affetti, di conoscenze e quant'altro. Ecco, i personaggi del romanzo, come sei riuscito a farli interagire in maniera così efficace con l'ambiente che li circonda? E soprattutto a creare una storia dal finale così imprevedibile. Il finale ovviamente ce lo teniamo per noi per non rovinare il gusto della lettura ai nostri ascoltatori, però come riesci a far interagire così bene? Ma io confesso che mentre scrivo in contemporanea io vivo molto il quartiere, per cui nel momento in cui poi mi ritrovo a portare avanti la stesura del mio romanzo, ho sempre in mente questo palcoscenico che è questo quadrilatero, come dicevi tu, di strade, è quasi una camera chiusa. Io in verità scrivo di Porta Venezia, ma è una Porta Venezia ulteriormente ridotta, perché mi muovo veramente in un'area molto ristretta e ce l'ho sempre in mente
torno a dire, come un palcoscenico, un po' teatrale. Avrai notato che nei miei libri non ci sono mai inseguimenti, grande azione, io mi auguro siano avvincenti per altri motivi, ma di certo a me piace quasi camminare, no? All'interno dei capitoli, e di conseguenza amo fermarmi sui palazzi. E Porta Venezia peraltro in questo senso è molto stimolante, perché essendo un quartiere ricco di contrasti alterna palazzi di grandissima importanza storica e architettonica ad edilizia popolare, no? E quindi questo mi crea grossi stimoli, e quindi per certi versi tutti i protagonisti, ma anche le comparse che io inserisco all'interno delle mie storie, io ce le ho sempre presenti nella mia testa mentre scrivo, come se le vedessi, perché in verità io poi le vedo nel momento stesso in cui esco di casa. Quindi ora forse è la prima volta che ne parlo di questo fatto del teatro, ma per certi versi mi sto rendendo conto che per me questo è davvero proprio un palcoscenico dove io mi sento a mio agio. Avrai notato, ora io nel quarto romanzo che sto scrivendo mi sto azzardando ad attraversare Corso Buenos Aires, che abbiamo alle nostre spalle, quasi con timore, no? La linea di confine. Sì, ma quasi con timore, perché in verità oramai in queste quattro strade sento di avere la libertà di poter raccontare tante storie, e di classi sociali peraltro molto diverse. Quindi, come hai detto tu, qui si parla di un vero e proprio microcosmo, ma un microcosmo così ricco che in verità per me è attualmente ancora un microcosmo fertilissimo, dove io posso spaziare dall'alta borghesia all'elettricista che ha la sua piccola bottega ed è una persona più umile. Quindi non mi sento limitato da un punto di vista creativo. Ecco, senti, adesso parliamo, ne abbiamo già parlato in realtà, però volevo farti una domanda legata all'ambientazione. Allora, abbiamo parlato di questo quadrilatero di Porta Venezia, dove è caratterizzato anche da una serie di negozietti, diciamo che una delle sue particolarità è quella di, pur essendo alle spalle di una via notoriamente commerciale come Corso Buenos Aires, sembrano quasi delle strade di paese, dove, come dicevi te, puoi trovarci l'elettricista, il falegname, la magliaia, giusto appunto, e tutta una serie di botteghe incredibili per certi versi. Ecco, secondo te i personaggi del romanzo sono funzionali all'ambientazione, o è l'ambientazione che fa i personaggi? Qui è una domanda difficile, perché è veramente un tutt'uno. Poi io vivo da tanti anni in Porta Venezia, ho anche assistito ai cambiamenti di questo quartiere, come ti raccontavo prima. Porta Venezia, quando io sono venuto ad abitare qui, era definita la Kasbah di Milano, era un quartiere piuttosto malfamato e con molta delinquenza. Poi a poco l'apertura di nuovi locali, di ristoranti importanti, ha riqualificato il quartiere, però sono rimaste le contraddizioni. Di conseguenza per me queste strade e i suoi abitanti sono veramente un tutt'uno. Io sono abituato a passare davanti alla casa della Fontana, che ho citato nel libro, dove abita la vittima proprio di questo romanzo, dove ha vissuto Dino Buzzati, e lì vi ha scritto il romanzo Un amore, un altro omaggio che io faccio in questo libro al grande Dino Buzzati. E ripeto, io posso passare davanti alla casa della Fontana, giro l'angolo e c'è una casa di ringhiera, e lì improvvisamente, vabbè, ora si sono riqualificate molto anche le case di ringhiera, per carità, però lì magari vive ancora la signora molto anziana da 30 anni che era abituata ad avere il bagno sul ballatoio. Quindi per certi versi non so dire se i personaggi sono funzionali all'ambiente o viceversa, perché veramente per me Porta Venezia ha un valore anche e soprattutto per le persone che la vivono. Ecco. Bene, senti, concludendo,
Innanzitutto abbiamo detto che il finale è a sorpresa, ma vi assicuro che è un finale che vi lascerà stupiti, perché è assolutamente imprevisto. Onestamente avremmo tutti pensato a un certo tipo di finale e invece è un altro, diciamo che invece è completamente un altro. Ecco, invece adesso abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato di Delia, parliamo un attimo di Mauro Biagini. Vuoi parlarci un attimo di te, di come nasce la tua passione per la scrittura, di quali sono le tue attività nella vita, così per dare un'idea ai nostri ascoltatori anche di chi è lo scrittore, di chi è Mauro Biagini. Va bene, per la domanda proprio più difficile poi è parlare di se stessi. Certo. Io sono nato a Genova e mi sono trasferito a Milano molto giovane. E a Milano ho davvero trovato la mia città ideale, in Porta Venezia poi il quartiere ideale. Ho sempre svolto la professione di pubblicitario, io nasco copywriter, sono stato direttore creativo in importanti agenzie di pubblicità e attualmente sono consulente di comunicazione televisiva per un grande marchio, per una grande azienda alimentare e altri clienti. Quindi la pubblicità è sempre stato il mio lavoro e quindi io ho sempre scritto, in verità ho scritto sceneggiature per spot, ho scritto campagne stampa, titoli, alcuni senza falsa modestia anche molto molto popolari e la scrittura quindi è sempre stato un qualcosa che ha fatto parte della mia quotidianità, però è sempre stata una scrittura ovviamente che faceva i conti con il marketing e faceva i conti con le vendite del prodotto che io dovevo o attualmente devo pubblicizzare. E quindi questo poi abbastanza recentemente mi è venuta voglia di iniziare invece a scrivere romanzi senza avere il cliente con il fiato sul collo, ecco, e senza avere un brief, cioè senza che qualcuno mi dicesse gli obiettivi di comunicazione, il target, eccetera, eccetera, che fanno parte di una normale campagna pubblicitaria. E ho scelto il giallo proprio perché il giallo mi fa sentire estremamente libero. Il giallo secondo me è forse... Il giallo con sfumature noir per tematiche sociali, per la presenza forte del territorio, è sicuramente il genere dove io mi sento libero di costruire con fantasia tutte le storie che appunto mi vengono in mente e di andare a creare tanti personaggi, che rimane fondamentalmente la mia vera passione. Elda Lanza diceva: dove c'è un morto c'è vita. Ed è un qualcosa che a me ha colpito tanto come affermazione, perché la verità nel gialli poi alla fine, anche se tutto ruota a un delitto, c'è la possibilità di inserire tanta tanta umanità che ruota intorno e il piacere mio in particolare di andare a scavare nei segreti della parte più oscura dei personaggi che creo. Bene, allora ringraziamo Mauro e speriamo che voglia tornare con noi quando uscirà il prossimo volume a raccontarci ancora le avventure di Delia. E Mauro, ti saluto, ti ringrazio, quindi alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima, volentieri. Bene, allora io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo racconto, al prossimo giallo di 221 B Baker Street.